Per cui occhio a dire che il problema della politica è rispettare la legge penale, ma è rispettare qualunque legalità formale. Ecco, qualunque legalità formale. Il problema della politica è ben altro. Come minimo ti devi chiedere, beh, questa forma, queste lettere, questo scritto, questo testo, da dove nasce? Cioè, non lo rispetto, fammi sapere chi l'ha scritto, voglio capire. Ecco. L'idea di ridurre la politica al rispetto della legalità penale o, se vogliamo, della lettera della Costituzione è un'idea priva di fondamento, letteralmente, cioè che non si chiede nulla sui fondamenti di quella legalità, cioè sulla legittimità. Tuttavia, siccome la politica è piena di paradossi, l'idea che l'unico requisito necessario per la politica sia l'onestà può essere avanzata anche da punti di vista che si vogliono opposti rispetto ai regimi autoritari. Ad esempio dal punto di vista neoliberale. Cioè, da una coincidenza fra legalità e legittimità che nasce dalla sottrazione alla legittimità di qualunque spessore. Cioè, prendiamo un esempio clamoroso, no? Hayek, che è anche un grande pensatore, qual è la tesi? La tesi dell'ordine spontaneo, cioè non c'è alcun bisogno di pensare a una legittimità profonda della politica. C'è la legittimità della politica? Sì. In che cosa consiste? Consiste nel rispettare i meccanismi di formazione spontanea dell'ordine politico. Questi meccanismi di formazione spontanea sono il mercato, sostanzialmente. Per cui, se sei disonesto, stai, che so io, truffando, imbrogliando, frodando, e allora in questo modo non stai soltanto violando dei codici scritti dall'uomo, stai interferendo con l'unica legittimità che esiste, che è appunto il libero funzionamento del mercato. Il mercato deve funzionare senza essere violato dagli interventi della politica, classico, lo Stato sociale, che viola l'unica legittimità che c'è a questo mondo, cioè la legge della domanda e dell'offerta e la legge della concorrenza. Quando queste leggi possono esplicarsi in forma libera, allora nasce un ordine economico che è sostanzialmente un ordine politico, un ordine economico che produce da sé un ordine politico il contenuto dell'ordine politico è lasciare che quell'ordine economico funzioni. Le buone pratiche. Concetto di buone pratiche, no? Allora qui sì che la violazione della legalità è anche violazione della legittimità, non c'è altro che quella, non c'è nessuna volizione dell'universale, nessun atto costituente originario, nessuna scelta di valori, nessun rapporto amico-nemico. Che pure dentro la nostra Costituzione nel momento originario c'è, come Costituzione antifascista, per forza di cose, storicamente antifascista. No, non c'è niente. C'è un ordine economico, domanda e offerta, libera concorrenza. Questo ordine economico produce un equilibrio statistico, un ordine spontaneo. Statistico vuol dire che c'è qualcuno che ci rimette. Però
a fronte di qualcuno che ci rimette c'è qualcuno che ci guadagna, e statisticamente tutti stanno benino. Questo ordine produce delle buone pratiche politiche, cioè ti accorgi che se vuoi che questo ordine funzioni devi fare delle leggi contro i monopoli. Ti accorgi che se vuoi che questo ordine funzioni devi fare delle leggi contro i sindacati, eccetera. A quel punto la disonestà, cioè il violare quelle leggi, è veramente violare anche la legittimità. E perché l'unica legittimità che c'è a questo mondo sono quelle leggi economiche codificate ex post in leggi positive. Per cui violando, è chiaro, un ordine economico liberale liberista non può sussistere se è lecito frodare, non può sussistere se è lecito rubare, se la proprietà privata non è garantita. E allora sì che la onestà è strutturale, ma è strutturale a un'ipotesi di politica tutta schiacciata sull'economia. Per cui tutti quelli che hanno strillato onestà, onestà, lo sapessero o non lo sapessero, erano dei neoliberisti. Pensavano che l'unica legittimità fosse la legalità, cosa che può essere pensata solo da un neoliberista o da un tecnocrate cieco. Spesso le due cose stanno insieme. La politica ha pochissimo a che fare con l'onestà, ha molto a che fare con la, ripeto, fedeltà a un progetto collettivo, che i politici dovrebbero conoscere, recepire, apprezzare e far sviluppare. O, se le cose vanno male, rovesciare completamente con un nuovo progetto. Si fa, si chiama rivoluzione. Si fa. La politica è essenzialmente questa cosa. Tutto il resto è cosmesi, detto altrimenti, chiacchiere. La politica è essenzialmente la decisione di un popolo sopra il modo e le forme della propria esistenza politica. Non è l'essere beneducati, non è l'essere rispettosi delle leggi, non è l'essere esperti tecnicamente. Tutto ciò, se c'è, per carità, va bene. Va bene, come può andar bene il fatto che il primo ministro sia un gran bell'uomo o sia una gran bella donna, ma non c'entra niente con la politica. Quello che c'entra, o che sia un uomo molto ricco, può andar bene, non ci importa, o sia molto colto, non ci importa. I politici non devono essere belli, ricchi, colti, onesti, esperti. Devono essere conoscitori della legittimità. Detto in un altro modo, devono sapere da dove veniamo e dove vogliamo andare. Avere una idea. Che in politica fatalmente diventa ideologia. Senza non si va da nessuna parte. Ideologia. In modo aperto, tutti hanno un'ideologia, anche chi dice non esiste l'ideologia, esiste l'oggettività, sta dicendo ciò che c'è va bene e ogni altra ipotesi va male, esattamente quello che dice un ideologo, quello che penso io va bene, quello che pensano gli altri va male. Come diceva Raymond Aron, ideologia sono le idee dei miei avversari. Aveva almeno il buon gusto di chiamare ideologia, oggi invece si dice oggettività,
io oggettivo, tu ideologo. Ma è la stessa cosa, è la stessissima cosa. Io universale, tu particolare, io bene, tu male. È esattamente la stessa cosa. Certo, se riesci ad articolarla un po' di più è meglio, se riesci a dire perché io bene e tu male, da dove vengo io, da quale processo storico vengo, quel processo storico che tipo di problemi reca in sé, come penso io di risolverli. Andremmo già meglio. Un politico deve fare queste cose. Per il resto ci sono i magistrati per le disonestà da codice penale e ci sono i direttori generali dei ministeri per la tecnica. Quello sì che deve essere un tecnico che sa le cose che fa, le cose che gli dice il politico, però, ecco, non viceversa. Onestà è veramente un'arma di distrazione di massa, eh? Quando arrivi a dire che la politica è onestà, vuol dire che il processo di spoliticizzazione, che è tipico dell'età moderna, che si accentua nel liberalismo e che sale al massimo nel neoliberismo, vuol dire che è compiuto. Politica uguale a onestà vuol dire politica uguale a nulla. L'idea che la politica abbia a che fare con un destino che ci scegliamo, non che ci troviamo già fatto, con una destinazione. Con una destinazione, tranne naturalmente che non si pensi che c'è il pilota automatico. Noi viviamo dentro una cultura occidentale che fin da Platone ha prodotto questa metafora, no? La politica è una nave e nella nave c'è il pilota, il Kubernetes, che per Platone dovrebbe essere il filosofo. Certamente deve essere colui che sa l'origine e la destinazione. Potrebbe essere anche tutto il popolo, basta che tutto il popolo sappia l'origine e la destinazione. Non perché gli viene rivelata, ma perché la decide di volta in volta. Se dici che c'è il pilota automatico, vuol dire che quella nave non è più nelle mani di chi ci sta dentro. Ma c'è un sistema di coazioni e di coercizioni esterne, o un algoritmo, o quel diavolo che, o poteri, più probabilmente poteri reali, che se ne sono impadroniti e quella va dove vogliono quei poteri. Ecco, la metafora del pilota automatico è, a mio avviso, particolarmente poco felice in un contesto democratico. Perché è in democrazia che si afferma prima di tutto e soprattutto appunto questa idea, cioè che la politica ha a che fare con un'origine, con un processo e con una destinazione decisi dal popolo, cioè da tutti. E quindi di onestà proprio, non è più il caso di parlarne. Qui si parla di volontà, di coerenza o di conflitto. Perché in questo non c'è alcun bisogno di unanimità, può benissimo darsi che, anzi, di fatto è che questo popolo che ha una origine storica e che vuole una destinazione sia un popolo intrinsecamente conflittuale, poi in un contesto capitalistico è per forza conflittuale, e che si accetti serenamente che quell'unità sia sempre un'unità percorsa dalla conflittualità e che la politica consista nel fornire la condizione a questa conflittualità di esplicarsi in modo non disastroso. Può benissimo essere questo. Verso la democrazia progressiva, se sei Togliatti, verso un ordine moderato liberale, se sei De Gasperi, ci stanno tutte e due e te la giochi tutte le volte, però tutte le volte con l'idea che stai facendo un discorso sulla tua origine,
sui processi e su una destinazione, e che l'essenza della politica è questo, non l'onestà. Non c'entra l'onestà. Se erano onesti tutti e due, De Gasperi e Togliatti, posto che fossero onesti tutti e due, quale strumento di decisione hai in mano? No, il punto è che tu, quando dici onestà, non credi più che in politica ci sia il conflitto. Hai tolto dalla tua mente l'idea che la politica sia un atto di volontà collettiva contro qualcun altro che fa un altro atto di volontà collettiva. Te lo sei dimenticato. Se sono onesti tutti e due, allora cos'è? Uno dei due è pazzo? Uno dei due è incompetente? Possono essere tutti e due sani di mente, tutti e due onesti, tutti e due competenti, perché la politica non ha niente a che vedere con la sanità mentale, l'onestà e la competenza. È un'altra cosa. Io, questo è il mio contributo al discorso sull'onestà. Cioè, parliamo d'altro, parliamo di politica. Vi ringrazio per l'attenzione.